Fox Pro qualificats. Hola, què? Com anem? Bona tarda a tothom. Comencem, si els hi sembla, aquesta conferència, debat, així ho hem titulat, sobre les recents reformes constitucionals d'Itàlia, de fet tan recents que s'estan produint, encara estan moltes d'elles produint-se en aquest moment, estan in itinere. Una d'elles, precisament, jo crec que encara s'ha fet la primera lectura, el 10 de març, a la Cambra de Diputats, i fa referència a la reforma del Senat, que sembla que pot ser un canvi realment molt important. I per parlar-nos d'aquest tema tenim un ponent, jo crec que immillorable, és el professor Alessandro Sterpa, és professor associat, que aquí vindria a ser com professor agregat d'abans, no? A punt de ser catedràtic, per dir-ho així, d'institucions de dret públic a la Universitat de Tuccia, al nord de Roma, i havia estat professor associat de dret regional i de dret ambiental a la Universitat de Roma, a la Sapienza. És consultor de la comissió parlamentària relativa als temes de federalisme fiscal des de fa ja algunes legislatures. És especialista en temes de federalisme, ha estat becat de l'Institut d'Estudis Autonòmics i va estar treballant precisament a la Universitat Autònoma de Barcelona fa 2 anys, no? Fa un any. I ha treballat molt de temps també a universitats alemanes, ha publicat diversos llibres, diverses bibliografies, un d'ells sobre l'ordenament de Roma capital, que ha fet ja 2 edicions, l'entesa entre les regions, el tema de les relacions entre les regions. I remés, sense més preàmbuls, dono la paraula, gràcies per ser aquí i per sobretot gràcies a tots vostès també per haver vingut quan de queres. Grazie a voi dell'invito e credo che ci sarà una traduzione simultanea, giusto? Sì. Tenemos el traductor, giusto? Sì. Dov'è? Sì. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Io ho preparato... Sì, ho preparato delle slide per aiutare il ragionamento e il titolo delle slide, come vedete, è molto provocatorio, nel senso che si parla della riforma costituzionale e si associa la riforma alla fine del federalismo all'italiana. Ora la prima domanda che farete è sicuramente perché esiste il federalismo in Italia. Quindi è facile capire che si tratta di una provocazione, nella misura in cui però nel nostro paese, dopo le riforme costituzionali del 99 e del 2001, almeno formalmente lo spazio di autonomia delle regioni si è aperto tantissimo e quindi proveremo a semplificare questo concetto con la frase federalismo all'italiana. La riforma costituzionale riguarda molti aspetti, noi ci concentriamo in particolare, ci è sembrato utile, su quelli legati alle autonomie. Ora speriamo di saper usare questo qui, incredibile. Allora, la riforma ha 3 cambiamenti in particolare. Come diceva prima il professore, il testo è approvato dalla Camera a marzo del 2015. Come sapete si tratta solo di una fase del procedimento ex articolo 138 della Costituzione molto complicato, che presuppone che ogni Camera voti lo stesso testo almeno 2 volte e la seconda a maggioranza assoluta. Però è anche vero che si tratta di un testo di fatto definitivo, perché il governo, che controlla la Camera in gran parte e quasi la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza assoluta del Senato, ha politicamente deciso che questo testo o sarà approvato com'è o non sarà approvato. Quindi noi ragioniamo su un testo che, per quanto non è entrato in vigore, non approvato definitivamente, è quello che sicuramente, se la riforma va in porto, sarà approvato. E i cambiamenti sono sostanzialmente 3. Il primo, diciamo di poco interesse, è l'abolizione del CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, un organo consultivo
fatto da rappresentanti dei sindacati e degli altri portatori di interesse, che nella sua storia istituzionale si è già abolito da solo, nel senso che non svolge più nessuna funzione istituzionale. Invece molto più interessante è capire cosa succede alle autonomie, cioè i punti 2 e 3, perché in parallelo abbiamo la fine del bicameralismo paritario, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica avranno ruoli diversi, ma in realtà quella che sembra una misura di tipo federal regionalista a vantaggio delle autonomie si colloca in un contesto di compressione e di riduzione delle competenze delle regioni di proporzioni molto forti, tant'è che per questo la provocazione della relazione è intitolarsi la fine del federalismo, o se volete la fine del tentativo nato in Italia tra il 1999 e il 2001 di rafforzare l'autonomia delle regioni italiane. Noi possiamo dire che è una parabola, in realtà una parabola che è fatta di un momento di illusione federalista, quando cioè nel 99-2001 si pensa a un'espansione dei poteri autonomici, e in realtà da una presa di coscienza di una impossibilità nei fatti e nelle scelte statali dello sviluppo di un federalismo, e quindi la reazione antifederale recente. Voi ricordate che tra il 1999 e il 2001, con due processi distinti ma coordinati, le regioni ottengono complessivamente: uno, autonomia su come organizzare la propria forma di governo. In tutte le regioni si impone per la prima volta l'elezione diretta del presidente della regione, che comporta un rafforzamento del ruolo degli esecutivi, ma parallelamente, subito dopo nel 2001, le regioni hanno un quadro di competenze molto rafforzato. Agli studenti in Italia spesso facciamo l'esempio del marziano: se un marziano precipita in Italia e legge la Costituzione e legge l'articolo 117 della Costituzione come modificato nel 2001, pensa di essere in un paese federale, perché lo Stato fa solamente pochissime materie elencate nell'articolo 117,2, e le regioni hanno una potestà sulla carta molto ampia, o in via esclusiva o in via concorrente. Siccome siamo tra esperti, sappiamo cosa vuol dire concorrente, sappiamo cosa vuol dire esclusiva, non mi fermo. Voi però ricordate che tra le materie di esclusiva competenza dello Stato ci sono armi, munizioni, tempo, ordinamento civile e penale, tutela della concorrenza, un po' di ambiente e qualche altra materia, ma come i livelli essenziali dei diritti. Ma ad una lettura di sistema non sembra uno Stato in Italia che ha tantissime competenze. Per di più, molte delle materie che la Costituzione riserva allo Stato in realtà sono europee, perché la moneta, la tutela della concorrenza, l'ambiente e così via. Quindi in realtà il famoso marziano, la teoria dell'extraterrestre, che legge solo l'articolo 117, pensa che in Italia dal 2001 in poi si sia sviluppato un ordinamento pseudo-federalista o super-regionalista. Ora il nome è poco interessante. Nella sostanza questa è l'aspettativa, questa è l'illusione federalista del 99-2001. Che succede però? Parliamo di solamente 12 anni fa, 13 anni fa. Succede che nel frattempo la riforma entra in vigore nel novembre del 2001, questa aspettativa federalista non si concretizza. Perché non si concretizza? Beh, innanzitutto perché le regioni si trovano ad essere uno dei tanti livelli di governo. La multilevel governance italiana ha comuni, province, città metropolitane, regioni, Stato, Unione Europea, e alcune volte i comuni sono organizzati anche con organi di decentramento, quindi 5 o 6 livelli di governo. Spesso questi 5 o 6 livelli di governo hanno tutti competenza a intervenire sul medesimo settore a seconda della dimensione dell'interesse, quindi in realtà una governance molto complessa, dove le regioni sarebbero state forti solo se avessero dato una caratterizzazione all'ente come ente che fa leggi. Cioè, se le regioni avessero sviluppato una potestà legislativa adeguata, probabilmente avrebbero vissuto
con meno difficoltà la convivenza in questa governance. Invece, il punto 2, le regioni in questi anni hanno fatto poche leggi e soprattutto non hanno esplorato tantissimi settori divenuti dopo il 2001 di competenza della regione e prima dello Stato, nel quali hanno lasciato vivere le leggi statali. C'è stata una rinuncia all'esercizio della potestà legislativa incredibile. Ovviamente si tratta di un fenomeno differenziato da regione a regione, tolta la Lombardia, tolta l'Emilia Romagna, in parte Toscana e Lazio, che sono state le regioni che più di tutte hanno sviluppato la potestà legislativa. Molte regioni si sono adeguate al modello precedente, dandolo quasi in continuità. Quindi regioni che non adottano leggi si sono trovate dentro questa multilevel governance a dover confliggere con Stato e enti locali sul piano amministrativo, sul piano regolamentare, quasi senza avere la consapevolezza di avere un'arma, la legge, che avrebbe potuto sicuramente impostare le relazioni in maniera del tutto diversa. Questo lo vedete anche dagli apparati amministrativi regionali, che sono apparati genericamente riproduttivi dell'organizzazione dei comuni. Cioè le regioni in Italia hanno un assetto organizzativo tipico dei comuni, sono tipo grandi comuni, hanno attività amministrative ancora ad oggi molto importanti, addirittura i cittadini si recano in regione per ricevere documenti, concessioni, autorizzazioni, quindi è un ente che assomiglia poco al legislatore, molto di più a un grande comune. Questo non l'ha aiutato, questo è uno degli elementi che ha prodotto la delusione federalista. Aggiunto a quale poi? A una classe politica regionale inadeguata, non è una definizione diciamo giornalistica. Negli ultimi 4 anni si sono succedute una serie di crisi politiche regionali che hanno portato alla dimissione dei presidenti di regione e al vie giudiziarie con anche arresti per molti consiglieri regionali, perché è ovvio che un ente che non fa il legislatore ma fa amministrazione diretta è stato anche un ente molto esposto a fenomeni corruttivi o di mala gestione. In tutto questo quadro, che potremmo definire interno, cioè di una delusione federalista endogena, si è sovrapposto un fenomeno esogeno, che è quello che voi conoscete come noi italiani benissimo, del controllo della finanza pubblica. Per cui in questo quadro lo Stato ha recuperato progressivamente spazio e ruolo, dovendo essere lui il garante in sede europea dei ovviamente obblighi assunti rispetto alle politiche finanziarie e di bilancio, sia prima e a maggior ragione dopo il famoso Fiscal Compact e l'introduzione nella Costituzione italiana nel 2012 con effetto dall'anno successivo del cosiddetto pareggio di bilancio. Infine, il terzo motivo, che forse non è né endogeno né esogeno ma è strutturale, che parliamo di regioni molto piccole in alcuni casi. Il regionalismo italiano è differenziato nel senso che le regioni hanno estensione territoriale e abitanti molto differenti fra loro. Noi abbiamo regioni, come sapete, di 300.000 abitanti, 600.000, di 800.000, e solo poche raggiungono quella dimensione critica, sia fiscale che economico-sociale, ma quindi anche giuridico-politica, per essere veramente legislatori. Voi pensate che la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, il Lazio 7 milioni, 5 milioni e 700 mila, il Lazio non 7 milioni, e la Campania 5 milioni. Per il resto si tratta di regioni tendenzialmente piccole e quindi meno in grado di sviluppare un'autonomia legislativa. Questa piccola introduzione ci serve, altrimenti non riusciamo a capire la riforma, perché la chiamiamo fine del federalismo italiano. L'ultimo punto, il ruolo fondamentale della Corte Costituzionale. La delusione federalista vede come protagonista il giudice costituzionale, che è incredibile, dopo alcune piccole sentenze, piccole e brevi, e anche molto diciamo risalenti appena entra in vigore la riforma, dove la Corte Costituzionale sembra lanciare un monito alle regioni, la 282 del 2002, la 407 del 2001, la Corte dice
Regioni, è cambiata la Costituzione, occupate gli spazi legislativi, fate leggi. Ora tocca a voi, e addirittura una sentenza della Corte in cui si dice: da oggi in poi non mi interessa sapere se la Regione è competente in una certa materia per fare una legge. Da oggi in poi mi dovete dimostrare che è lo Stato a essere competente. Quindi è un'alba di un regionalismo fortissimo. Poche materie dello Stato in Costituzione, una Corte Costituzionale, ricordiamocelo, che in Italia è esclusiva espressione di fatto dello Stato, perché su 15 giudici, 5 li sceglie il Presidente della Repubblica, 5 il Parlamento e 5 le supreme magistrature, quindi le regioni non sono presenti nella composizione della Corte. Quindi dopo questo abbaglio comincia la delusione, cioè le regioni non fanno leggi, e a questo punto la Corte Costituzionale è costretta a trovare meccanismi per far funzionare il sistema, perché davanti alla paralisi di un legislatore sempre più competente e l'inerzia dovuta di un altro, lo Stato che non l'è più, la Corte decide di rispostare con giurisprudenza dentro lo Stato moltissime competenze, e lo fa attraverso 4 passepartout, che sono le materie trasversali, i principi fondamentali, la chiamata in sussidiarietà e il coordinamento della finanza pubblica. Ora non sto qua a dilungarmi troppo, magari ci torniamo, ma sono tutti strumenti che estendono i titoli di intervento statale, o perché dicono che lo Stato è competente in una certa materia, per esempio la tutela della concorrenza o tutela dell'ambiente, ma in realtà non è una materia, è una super materia, e quindi è in grado di permettere l'ingresso delle norme statali anche nel campo regionale. O perché si inventa la chiamata in sussidiarietà, cioè quando una funzione amministrativa non viene svolta in maniera efficiente a livello comunale o regionale, lo Stato se la prende, perché prendendosela assume anche la funzione legislativa. È il caso delle grandi opere. In Italia a un certo punto non si riescono più a fare, dopo il 2001, le centrali elettriche. Cioè l'Italia va in deficit energetico, perché tutte le opere energetiche erano bloccate dal fatto che le regioni, ora competenti, non riuscivano a farle. Lo Stato fa dei decreti, sblocca centrali, sblocca tralicci, tutto uno sblocca sblocca, con i quali cerca di riprendere la competenza. E quindi la Corte giustifica questo, addirittura la Corte giustifica la scelta statale di operare un condono edilizio straordinario in una materia come è l'urbanistica, di competenza concorrente fra Stato e Regioni, governo del territorio e così via, ma soprattutto utilizzando la Corte il coordinamento della finanza pubblica come vero passepartout. Tant'è, questa slide lo rappresenta, che a un certo punto c'è anche la resa delle Regioni, cioè davanti a questo muro di fuoco dello Stato che invade il campo legislativo regionale, della Corte Costituzionale che tendenzialmente riconosce alla capacità statale di legiferare uno spazio molto più ampio che quello sulla carta la Costituzione disegna, attraverso un'attività interpretativa di esegesi legittima, per carità, anche perché nessuno può giudicarla, ma soprattutto che amplia in maniera considerevole la portata dell'intervento legislativo statale. E allora succede una cosa, io questo decreto legge lo vedo un po' come il simbolo della fine, nel senso che arriva il punto per cui le regioni neanche impugnano più alla Corte Costituzionale un decreto legge, questo caso, questo del dicembre 2012, con il quale, voi pensate, lo Stato, sapete cosa disciplina? I gruppi consigliari, i gruppi politici all'interno dei consigli regionali, che non solo è materia esclusiva regionale, ma addirittura con riserva regolamentare del regolamento autonomo dei parlamenti locali. E nessuna regione impugna questo decreto, perché è talmente ormai giunto al punto il sistema regionale di non riuscire più a reagire neanche politicamente e giuridicamente all'espansione statale, che io ho disegnato quella bandiera bianca, simbolo proprio della resa. Allora a questo punto voi dite: cosa fa la riforma? Beh, potremmo finire subito la relazione dicendo: la riforma prende atto di quello che è successo, e infatti in gran parte questo è, e formalizza in Costituzione il cambiamento, cioè dà una copertura costituzionale, verrebbe da dire, alla giurisprudenza costituzionale, per, mettetemi, diciamo, la battuta e lo stile molto veloce, però insomma se no diventa noioso, vi annoio troppo. Allora proviamo a vedere però i due punti su cui prima riflettevamo della riforma.
La riforma fa due cose: introduce questo Senato delle autonomie, io ho scritto Senato delle autonomie, ma senza l'autonomia, e pone le regioni nel sandwich della governance, come era in precedenza, ma con molte meno competenze legislative, quindi le indebolisce ancora di più. Un indebolimento, notate bene, che è fatto di tre elementi. Il primo, formale: in Costituzione si riducono le materie di competenza delle regioni. Il secondo, di prospettiva: si introduce una clausola di supremazia della legge statale sulla legge regionale, che vi ricordo era scomparsa nel 2001 dal nostro ordinamento. E terzo, è stata fatta una riforma del livello subregionale di governo, che sono gli enti locali, che ha dato agli enti locali molte competenze regolamentari nelle materie regionali, nelle poche materie regionali rimaste. Quindi è come se la regione si trova in mezzo adesso, ma mentre in precedenza poteva almeno avere la legge come strumento di governo della sua sopravvivenza in questo sandwich, adesso in realtà deve concorrere, deve combattere con gli enti locali, che sono competenti in molte materie a livello regolamentare e amministrativo, che sono le stesse in cui è competente lei, che nel frattempo ha perso altre competenze a vantaggio dello Stato. Cominciamo dal Senato. Voi sapete che l'Italia ha questo modello molto divertente del bicameralismo paritario perfetto, cioè un bicameralismo che è stato da tutti, soprattutto dalla politica, ritenuto elemento di irragionevolezza, di duplicazione, di lentezza e così via. Il modello del Senato italiano, lo sapete, nasce dall'idea che servisse una camera di compensazione, di riflessione, cioè la Camera dei Deputati, troppo giovane, troppo repubblicana e troppo nuova, doveva comunque, prima di prendere una scelta, pensarci bene. Allora si è affiancato il Senato della Repubblica, eletto, come sapete, tra cittadini più grandi di età e con una caratteristica di eleggibilità più elevata rispetto alla Camera. Quindi una Camera di riflessione, di saggi, di gente che pensa, riflette. Che succede? Nel 2001, la riforma del 2001 dà moltissimi poteri alle regioni sulla carta, ma non prevede il Senato federale. Cioè, quasi con una contraddizione di fondo, quando nel 99-2001 nasce l'illusione federalista, l'Italia si dimentica, guardando al diritto straniero, che in genere entità substatali con molte competenze legislative sono anche entità che pretendono un rapporto diretto con lo Stato e che partecipano a una parte del procedimento legislativo, ovviamente non al rapporto fiduciario col governo nazionale, ma partecipano alle leggi di revisione costituzionale piuttosto che all'adozione di leggi quadro, di leggi più o meno organiche, definiamole così, senza rubare i termini all'ordinamento spagnolo. E nel 2001 questo Senato non c'è. Perché? Beh, per un motivo semplice: perché per uccidere il Senato ci vuole il voto del Senato. Cioè il Senato nel 2001 ha deciso di non ottemperare al suo suicidio. È evidente che, dovendo adottare una legge costituzionale che abolisse il Senato, i senatori stessi erano chiamati a votare su loro stessi. E quindi si accontentano di fare un federalismo all'italiana senza il Senato. Ma voi mi insegnate che qualunque sistema regional federalista, apro una parentesi, io uso i due termini in maniera indistinta, non perché non abbia, diciamo, chiaro quanto la dottrina ha studiato la differenza tra regionalismo e federalismo, ma per, diciamo, mettere insieme visioni diverse sullo stesso concetto. Quindi perdonatemi se semplifico su questo, ma dovremmo stare 6 giorni a capire se l'Italia era regionale, semiregionale, più che regionale o quasi federale. Quindi questa semplificazione la userò ancora. E che succede nel 2001? Che le istanze di confronto fra regioni e Stato, non avendo il Senato federale, ovviamente percorrono altre strade, perché in un regionalismo più o meno collaborativo, più o meno duale, in qualche modo si devono parlare con centro e periferia, fosse anche per insultarsi e non mettersi d'accordo, ma un luogo in cui vedersi deve esserci. Questo luogo non è il Senato,
E allora vengono costruiti dei surrogati del Senato che svolgono la medesima funzione, ne parlavamo prima anche col professore. Uno di questi luoghi è il sistema delle conferenze, che so che in Spagna si sta da un po' di anni anche sperimentando, cioè l'incontro fra gli esecutivi, cioè i presidenti delle regioni, tra loro e tra loro il governo, che è diventato, pur essendo un organo previsto solamente dalla legge, un organo di rilevanza costituzionale, perché voi considerate che la conferenza delle regioni si riunisce ogni 2 settimane o addirittura ogni settimana ed ha ogni volta decine di punti all'ordine del giorno. Quindi il confronto fra livelli di governo, non avendo il Senato federale, si è spostato nel rapporto fra gli esecutivi. E poi si è spostato su un altro piano, il ricorso alla Corte Costituzionale. Quindi Stato e Regioni si impugnavano le leggi, si impugnano le leggi fra di loro, nelle more del giudizio della Corte Costituzionale trattano le modifiche, cioè lo Stato chiede alla Regione delle modifiche alla norma regionale impugnata e viceversa. Cosicché la Corte Costituzionale, quando apre il fascicolo, si trova nel frattempo ius superveniens, cioè la norma oggetto del giudizio è stata modificata dall'accordo fra le parti, per un accordo preso tra le parti con una nuova legge, e quindi cessa la materia del contendere. Quindi è come se le istanze di dialogo, non avendo il Senato federale, sono esplose su altri piani, quello del rapporto fra gli esecutivi e quello della Corte Costituzionale. Voi capite, due piani del tutto impropri rispetto allo schema ordinario, ma d'altronde non c'era il Senato. Che succede adesso nel 2015? Arriva il Senato, vedremo dopo come è composto, ma attenzione, arriva il Senato in quale quadro? In un quadro in cui le regioni, come vedremo, non hanno quasi più competenze. Quindi un Senato che servirà a fare cosa? Un Senato che avrà una funzione pro autonomie? Vediamo come è composto. È composto da 95 senatori, attenzione, che non rappresentano solo le regioni, sono rappresentativi delle istituzioni territoriali, più 5 scelti dal presidente, totale 100, attualmente sono 315. Quindi voi capite che questa parte della riforma consente al governo di poter dire che non solo ha semplificato da bicamerale a monocamerale il Parlamento, perché il Senato, vedremo, fa poco e non dà e toglie la fiducia al governo, ma anche ha ridotto il numero dei deputati, dei parlamentari, perché da 315 diventano 100. Ma soprattutto questi 95 sono eletti in modo proporzionale da regione a regione, ma in realtà 75 rappresentano le regioni e 20, uno per ciascuna regione, rappresenta i sindaci, cioè i capi dei comuni, i sindaci dei comuni. Quindi in realtà avremmo un Senato che non sarà un Senato delle regioni, ma sarà un Senato delle autonomie, tant'è che non cambia il nome di Iuris, rimane Senato della Repubblica, e sarà composto da 75 rappresentanti delle regioni in maniera proporzionale, quindi per capirci un modello non del tutto simile al tedesco, che sapete che lì c'è una proporzione che decresce, qui ci sarà una proporzione che andrà definita nei particolari, perché c'è anche il tema di rappresentare non solo la maggioranza che governa la regione, ma anche la minoranza. E poi appunto 20 sindaci, quindi notate bene, un Senato non solo di legislatori, quindi non solo di regioni, e questo già ci dice qualcosa, perché è evidente che l'idea di Senato composto solo da rappresentanti dell'altro ente, le regioni, che ha potestà legislativa, è cosa diversa da un Senato misto tra regioni e enti locali. Benissimo, voi dite, è arrivato il Senato, è arrivata l'autonomia. Cosa fa questo Senato? Non vota la fiducia al governo, e questo, diciamo, è ovvio, però vota le leggi costituzionali e le leggi in alcune materie, tra le quali in particolare l'ordinamento degli enti locali, ci torneremo. Tutte le altre leggi sono monocamerali, cioè una volta che la Camera l'approva, il Senato può fare solo proposte,
che la Camera è libera di ricevere o non ricevere, ma soprattutto quando il Parlamento fa una legge in una materia del comma 4, che vedremo è la materia con cui lo Stato esercita la clausola di supremazia, il Senato può intervenire, sembra, con un potere importante, perché se il Senato delle autonomie vota a maggioranza assoluta no a questa legge statale che vuole sostituirsi alla legge regionale, allora la Camera dei Deputati deve votare a maggioranza assoluta. Voi dite, questa potrebbe essere uno strumento di forza del Senato. Non è vero, per un motivo semplice, perché mentre si sta approvando la riforma costituzionale si sta approvando anche la riforma della legge elettorale nazionale, in base alla quale l'unico partito, il partito che prenderà più voti sopra il 40%, avrà 340 deputati, cioè la maggioranza assoluta, ben oltre la maggioranza assoluta della Camera. Quindi il modo di approvare le leggi a maggioranza assoluta sarà il modo ordinario di approvare le leggi. Quindi anche queste leggi, dove sembrerebbe esserci un potere di intervento del Senato, comunque non Senato federale ma delle autonomie, è un potere in realtà debole, perché contrasta con questa maggioranza forte che un solo partito avrà all'interno della Camera dei Deputati. Quindi questo Senato, verrebbe da dire, non si sa a cosa serve, però non è certamente l'espressione tipica dell'autonomia, perché il potere di interdizione che ha non è decisivo, se non sulle leggi costituzionali. Ma siccome abbiamo appena fatto la riforma costituzionale, non penso sia all'ordine del giorno domani farne un'altra. Quindi casomai sarà un potere, quello del Senato, pro futuro. Ora, voi dite, il quadro che io dipingo sembra un quadro, diciamo, molto radicale. Allora proviamo a portare degli elementi scritti a sostegno, cioè proviamo adesso, una volta visto cos'è il Senato federale e quindi avendo chiaro che non dobbiamo rincorrere mentalmente e culturalmente i modelli dei senati federali, degli ordinamenti regional federalisti, ma che siamo in presenza semplicemente della riduzione del ruolo di una delle due camere dove siedono rappresentanti delle autonomie, proviamo a vedere invece qual è il terreno, questo sì davvero concreto, questo sì davvero subito misurabile, nel quale possiamo dire che questa riforma è la fine del federalismo italiano. E qual è questo? Quello delle competenze. Cioè, in questa multilevel governance, come vanno i rapporti fra Stato e Regioni? Vi faccio una domanda, perché nella casella Regioni c'è un punto interrogativo? Vi do anche la risposta. Perché le regioni non hanno un loro simbolo, ognuno c'ha il suo, e il presidente della regione non ha neppure una fascia. Molto spesso alle inaugurazioni delle grandi opere pubbliche i giornalisti chiedono: ma qual è il presidente della regione? Perché il sindaco si riconosce dalla fascia tricolore, il presidente della provincia dalla fascia blu, i ministri tendenzialmente sono pochi conosciuti, quindi in realtà la regione non hanno un emblema, e questo è una banalità sociologica se vogliamo, ma dice molto. Allora, competenze fra Stato e Regioni. Voi sapete che le regioni in Italia nascono nel 1970. Come vedete, nel 70 lo spazio di intervento del legislatore statale è molto forte. Ovviamente queste sono delle proiezioni indicative, servono a rappresentare un processo, non è che io ho contato tutte le leggi dell'ordinamento. E nel 70, fino al 2001, era chiara la grande forza del legislatore statale, perché era fondata su una Costituzione che diceva tutte le competenze sono dello Stato, tranne alcune poche che scriviamo in Costituzione, le elenchiamo, dove le regioni e lo Stato hanno una potestà concorrente, cioè lo Stato fa la legge quadro con i principi fondamentali e il resto lo disciplina la regione nel rispetto della legge statale. E le materie allora riservate allo Stato erano assistenza ospedaliera, cave e torbiere, mercati, si tratta di materie di pochissima rilevanza.
E l'Unione Europea cominciava una produzione legislativa via via sempre più importante. Nel 2001 il famoso extraterrestre che legge la Costituzione pensa di trovarsi nella seconda colonna, cioè con uno Stato ridotto a fare pochissimo e un'espansione incredibile della potestà legislativa. Vi dico alcune etichette che la nostra Costituzione oggi riserva in via esclusiva o concorrente alle regioni: agricoltura, commercio, imprese ed economia, potestà legislativa nel rispetto dello Stato in governo del territorio, urbanistica, salute, alimentazione, energia, comunicazioni, porti, aeroporti, infrastrutture, casse di risparmio e più in più ne metta. Cioè parliamo di tantissime cose. Poi in realtà sappiamo che la Corte Costituzionale ha compresso questa autonomia, passiamo alla terza colonna, che attualmente è quella in cui ci troviamo adesso, dove l'Unione Europea sta aumentando il suo quadro di competenze, la regione sta riducendo tantissimo il suo quadro di competenze, meno di quanto ne facesse prima della riforma del 2001, fino alla riforma attuale, dove il ruolo delle regioni è del tutto marginale. Facciamo un esempio. Allora, la riforma costituzionale si basa sul presupposto. Ora, è curioso che il presupposto sia sostenuto da alcuni colleghi universitari che sono i fautori della riforma del 2001, che oggi sono anche i fautori della riforma del 2015 e che dicono spesso che la riforma del 2001 era sbagliata, invece quella del 2015 è giusta. Al netto di questa riflessione, perché ognuno poi diciamo va a casa con i suoi pensieri la sera, l'idea di fondo della riforma è che la potestà legislativa concorrente, la colonna centrale, sia stata in questi anni, dal 2001 ad oggi, la vera fonte del disastro italiano, cioè la competenza che ha prodotto più contenzioso fra Stato e Regioni, indeterminatezza delle competenze e quindi incertezza per gli operatori economici, incertezza per i cittadini a cui sono rivolti i servizi, cioè si è individuato il male dei mali nella potestà legislativa concorrente, che in Italia, sapete, non funziona alla tedesca né all'europea, ma funziona con una legge quadro statale che individua i principi fondamentali, che è l'unico vincolo che si pone al legislatore regionale, che è competente in materia, salvo il rispetto dei principi statali. Principi che lo Stato o scrive espressamente, legge quadro, o che si ricavano dalla normativa vigente. Dopo decenni di giurisprudenza costituzionale, tutti sappiamo cosa sono i principi fondamentali, più o meno. Alcuni colleghi hanno scritto importanti libri, il professor Datena ha scritto tantissime cose, sono state scritte molto dalla scuola del professor Datena. Ora che succede? Il Parlamento ha deciso che la potestà concorrente è elemento di totale confusione, va eliminata. Sì, ma se elimino la potestà concorrente, quelle materie che fine fanno? Ed ecco qui la risposta alla domanda perché siamo alla fine del federalismo. Beh, la gran parte di queste diventano competenza dello Stato. Vedete la freccia che ho messo a sinistra? Va tutto di qua. Lasciamo perdere l'Europa, che è la prima casella. Guardate la materia commercio con l'estero. Adesso è materia concorrente, diventa esclusiva dello Stato. Guardate la materia tutela e sicurezza del lavoro, che tradotto sono anche i centri per l'impiego, i servizi per l'occupazione, no? Da voi si chiama Puerta 22, no? A Barcellona. Il centro per l'impiego, tutela e sicurezza del lavoro diventa statale, politiche attive del lavoro addirittura viene aggiunta. Guardate l'istruzione, passa tutta in competenza dello Stato insieme alla ricerca scientifica e tecnologica, e alle regioni, colonna di destra, rimane un'ambigua capacità di legiferare per l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale. Attenzione, sull'organizzazione, non sulla materia. Ma questo vale anche per il resto. La tutela della salute, che poi è la grande competenza oggi delle regioni. Voi sapete che l'80% del bilancio delle regioni in Italia è spesa sociosanitaria, l'80%. La tutela della salute, da materia concorrente, diventa una materia nella quale la regione farà solo la programmazione, l'organizzazione dei servizi sanitari, mentre la tutela della salute diventerà competenza esclusiva dello Stato
sotto questa nuova invenzione che fa un esordio in Costituzione, che si chiamano disposizioni generali e comuni per la tutela. Quindi i principi fondamentali creavano troppo contenzioso costituzionale, però dopo 45 anni avevamo capito cos'erano, si vengono sostituiti dalle disposizioni generali e comuni. Cioè lo Stato, in materia di tutela della salute, come in altre vedremo, non fa i principi fondamentali, ma le disposizioni generali e comuni. Ora, siamo tra giuristi e tra bravissimi giuristi. Ora, cosa sia una disposizione generale e comune, forse, diciamo, è una domanda più complicata di cosa sia un principio fondamentale, quantomeno perché ogni disposizione adottata dallo Stato è comune a tutti. Quindi, che significa? Allora forse la parola decisiva è generali? Ma ogni norma tendenzialmente ha una portata generale, al netto della riflessione teoretica sulle leggi provvedimento. In realtà, cosa si vuole dire? Si vuole formalizzare che le istanze unitarie della legge statale in queste materie possono essere molto più forti dei vecchi principi fondamentali. E notate bene, nessuno scrive in Costituzione che sotto le disposizioni generali e comuni della legge statale debba esserci per forza la legge regionale. E se invece non bastasse un regolamento regionale o un atto amministrativo? Quindi in realtà non solo si sta spostando la materia verso lo Stato, ma probabilmente si sta sottraendo spazio legislativo alla Regione. Questo vale anche per l'alimentazione, che diventa esclusiva statale. L'ordinamento sportivo, materia fondamentale per lo sviluppo del Paese, nel senso che se fosse rimasta di competenza regionale sicuramente avremmo avuto una lettera di richiamo dal Fondo Monetario, diventa materia esclusiva dello Stato. La protezione, tutte quelle centrali erano materie concorrenti, cioè dove la legge regionale aveva il solo vincolo del principio fondamentale statale. Come vedete, transitano tutte di là: le infrastrutture, la comunicazione e l'energia. Quindi non è che dire che questa riforma costituzionale accentra nello Stato molte competenze oggi regionali è dire una cosa infondata, è tradurre con questo schemetto che io ho preparato in qualche oretta di lavoro, proprio fisicamente che fine fanno le materie. Voi vedete che l'altra materia importante di cui è dotata la Regione, ma questo è anche il laser? Sì. No. Grazie, scusate. Vedi? L'altra materia importante statale, oltre la salute, che diventa di fatto tutta competenza statale se non questo aspetto regionale, qui lo schema è sempre Stato, materia concorrente, materia regionale dopo la riforma. L'altra materia importante che va in mano allo Stato è il governo del territorio, cioè l'urbanistica, cioè tutto ciò che attiene all'urbanistica, che invece è tradizionalmente competenza regionale. Anche perché in quale settore si deve differenziare, almeno teoricamente, se non in urbanistica e salute, che sono i due tipici settori della differenziazione territoriale. Invece anche qui si applica lo schema delle disposizioni generali e comuni. Quindi anche questa materia è sottratta alla potestà concorrente e finisce allo Stato. Per non parlare di porti e aeroporti, che finisce tutta di là, reti di trasporto tutta di qua, comunicazione e energia. E poi infine, scusate questo esercizio molto noioso, però ci tenevo a portarvi degli elementi fattuali rispetto a piuttosto a un'inquadratura puramente teoretica. E poi l'altro aspetto importante, l'altra grande chiave di lettura della riforma, sono queste due materie, la materia finanziaria e la materia dell'ambiente. Ora, oggi l'ambiente, come vedete, questa è la parte vigente, la potestà concorrente, è diviso fra Stato e Regioni. Questo permette alle Regioni di fare non solo attività ultrone rispetto a quelle statali di tutela, ma anche di avere i parchi naturali, di essere competenti in materia di incentivi ambientali, di approvare gli strumenti di programmazione territoriale ambientale e così via. Questa materia
finisce tutta in mano allo Stato. Perché? Perché non è più spacchettata come adesso in tutela, valorizzazione, ma lo Stato diventa competente in via esclusiva in materia di ambiente. Punto. Alle regioni rimarrà, per quanto di interesse regionale, e chissà chi lo deciderà, la Corte Costituzionale, disciplinare la promozione dei beni ambientali, cioè organizzare le visite al parco per vedere il cervo. Questo, punto. Bellissimo, l'unica materia che non passa allo Stato è questa: casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito. Perché? Perché non esiste più. Perché è abolita in realtà già dal diritto comunitario, dalla normativa di riforma nazionale, quindi in realtà non è una materia. Infatti questa non passa allo Stato perché non c'è. Allora, è finita qui, no? Veloce vado. Non solo la potestà legislativa concorrente passa allo Stato, anche la potestà residuale. Voi sapete, la Costituzione italiana al comma 4 del 117 dice: tutto ciò che non è statale ex comma 2 o che non è concorrente comma 3 è della regione. Attualmente la giurisprudenza costituzionale ha detto che è competenza regionale turismo, impresa, agricoltura, commercio. Queste cose rimangono alla regione? No, perché in gran parte di esse si espande una nuova competenza statale che non prevede più che lo Stato disciplini la tutela, ma anche la promozione della concorrenza. E la promozione della concorrenza è un passepartout che già la giurisprudenza costituzionale usa per attrarre allo Stato la disciplina di moltissime competenze ora regionali. Vado velocemente per dirvi un'altra cosa. Qual è la bomba atomica vera? Il vero strumento di rottura del sistema è questo. Dal 1948 al 2001 le leggi regionali dovevano rispettare l'interesse nazionale, che da limite di merito diventò, su una base della giurisprudenza costituzionale, un limite giuridicamente giustiziabile. Che voleva dire? Che ogni volta che lo Stato voleva intervenire in una materia regionale, ed erano poche le materie regionali allora, vi ricordo, poteva farlo perché tanto era richiesta dall'interesse nazionale. Tema, Augusto Barbera ci ha scritto un libro, ma nessuno è riuscito mai a definirlo bene, che nessuno riesce a definire cosa sia l'interesse nazionale. Si dice la Corte Costituzionale, è vero che non si può autoqualificare lo Stato, deve motivarlo, però voglio dire, no, raramente difficile, giustiziabile. Dal 2001 al 2015 l'interesse nazionale sparisce in Costituzione, perché la riforma dell'Unione lo toglie come limite, e adesso ritorna. Ma voi dite, ritorna come prima? No, ed ecco la giustificazione di quel grafico di prima, in cui la potestà legislativa regionale si riduce anche tanto, addirittura più di prima del 2001, perché adesso la riforma prevede che la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla potestà legislativa esclusiva quando, potevano scrivere quando vuole. Perché quando vuole? Perché quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Ora voi capite concetti di una generalità e di una difficoltà di essere giustiziati incredibili. E voi dite, e qui però c'è il Senato che può intervenire, perché vi ricordate che il Senato su queste leggi può intervenire, ma abbiamo detto che in realtà è un intervento del tutto debole, perché con la riforma della legge elettorale in corso la Camera approverà sempre leggi a maggioranza assoluta, e quindi anche quando il Senato si opporrà, se si opporrà a queste leggi, avrà il voto della Camera a maggioranza assoluta a annichilire ogni spinta. Ultimo punto, velocissimo, poi vi lascio. È talmente grave la situazione dal punto di vista del rapporto tra Stato e Regioni che vi faccio notare che in moltissime materie oggetto di programmazione europea, fondi FESR, FSE, FES, FEASL e anche quelli sulla materia sviluppo rurale, FESR, e oggi sono in atto i programmi regionali 14-20 approvati in Italia dalle regioni, che con la Costituzione vigente sono competenti in quasi tutte le materie di programmazione europea delle politiche di coesione. In Italia vale 31 miliardi di euro nel settennato, il bilancio europeo sono 300 rotti miliardi, un terzo del bilancio dell'Unione. Tutte queste materie passano in gran parte, tranne l'agricoltura, ma poi vedremo, in realtà non è così, non abbiamo tempo,
passano allo Stato. Qui lo Stato mette mano non solo alle competenze, ma anche alla cassa europea che sta dietro le competenze. Ultimo punto, un minuto e chiudo. È solo con lo Stato e con l'Unione Europea che le regioni perdono la loro autonomia? No, la perdono anche a vantaggio degli enti locali. Perché? Perché non vi annoio con queste tabelle, ma la gran parte delle funzioni fondamentali che lo Stato assegna con questa legge, la cosiddetta riforma del Rio, alle città metropolitane, che sono le 10 province più grandi d'Italia, Milano, Torino, Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Calabria, Bari, Napoli e Genova, che sviluppano il 40% del PIL nazionale, queste città che fine faranno? Saranno competenti in tantissime materie che oggi sono regionali e che nel frattempo la riforma costituzionale sta spostando allo Stato, e quindi si formerà l'altro sandwich per cui la regione si troverà fra lo Stato e la città metropolitana, che spesso, pensate a Roma e anche gran parte del territorio della regione, dove non potrà adottare atti di alcun tipo. Chiudo con un punto solo, veramente finisco. Questo vale anche per i comuni, 8.101 comuni in Italia, gran parte delle competenze di questi comuni, dal punto di vista amministrativo e regolamentare, sarà domani disciplinata non più con legge regionale ma con legge statale. Quindi anche i comuni parteciperanno a questo gioco, diciamo, di accerchiamento al sistema regionale, gioco che probabilmente è il frutto, io credo, del processo di integrazione europeo, che ha portato lo Stato in Italia a dover essere per forza garante di un ordine finanziario altrimenti impossibile da gestire, e che quindi con la riforma costituzionale formalizza, dopo l'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, anche una imputazione più chiara, più netta, di strumenti di controllo finanziario e normativo in capo allo Stato a scapito dell'autonomia regionale. Questa almeno è la mia chiave di lettura. Grazie. Grazie tanto, Alessandro, per questa magnifica esposizione, completa e clarissima, e una mica d'avvenimento, naturalmente. Obrim un torn, diríem, pel debat, si vols, el dirigirà el Mercè Coratge, que és el cap de l'àrea de recerca de l'Institut. Sí, bona tarda. Avui jo crec que el plantejament que ens ha fet el professor Esterpa no és gaire diferent del que hem estat també, el que hem tingut en els darrers anys, jo crec que aquí també a l'Estat espanyol. Jo crec que és una reforma que s'inscriu, no, en aquest sentit de reformes les centralitzadores, no? Que jo crec que ja tenim alguns exemples, i moltes de les coses que ell comentava jo crec que s'assemblen molt també a altres lleis estatals que també hem analitzat aquí a l'Institut i que hem tingut ocasió també de debatre. Per tant, jo crec que són dues reformes molt, que van molt en paral·lel, no? Amb qüestions que coneixem. Si teniu preguntes o qüestions que vulgueu adreçar al professor Esterpa, jo, si no, de moment, per trencar així una mica el gel i per seguir una mica amb els temes que ja ha comentat, yo le preguntaría al profesor Esterpa algunas cuestiones que hemos comentado antes de empezar esta conferencia y que hemos estado comentando. Que yo le preguntaba, por ejemplo, el periodo, en cuánto tiempo se prevé que estará aprobada esta reforma, y si al final, porque es una reforma constitucional, si se prevé que haya también un referéndum entre la ciudadanía, entre los ciudadanos italianos, y qué posición cree él que tienen en general, es decir, esta reforma es aceptada, es polémica, ¿cómo ven los partidos políticos y los ciudadanos italianos qué posiciones tienen frente a esta reforma? Si puede explicar un poco estas cuestiones. ¿Vuoi que respondo subito o facciamo prima un giro di domande? Come preferite. Ado? Allora, sui tempi della riforma abbiamo due risposte.
I tempi formali prevedono che il Parlamento approvi due volte per ciascuna Camera lo stesso testo con un intervallo temporale di riflessione, quindi in teoria servirebbero dai 5 ai 6 mesi. In realtà il governo ha detto che questa riforma deve chiudersi entro un anno, cioè entro l'aprile-marzo del 2016. Ma in realtà questa pretesa del governo è politica, nella misura in cui questa riforma rappresenta una bandiera importantissima per la maggioranza di governo, ma anche perché la legge elettorale che stiamo approvando parallelamente disciplina il sistema elettorale solo per la Camera dei Deputati e non per il Senato, proprio perché conta di approvare la riforma. Capisco che è un metodo di legislazione un po' particolare, diciamo a Costituzione in variazione, diciamo in Costituzione mutante, però la legge elettorale approvata già al Senato e che adesso verrà approvata alla Camera prevede solo il sistema elettorale del Senato, della Camera e non anche del Senato, e una clausola che dice che entrerà in vigore nel 2016. Voi sapete che questa legge elettorale italiana, che dà un premio di maggioranza molto forte al primo partito, pari a 340 seggi su 630, è frutto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la vigente legge elettorale, nella parte in cui concedeva un premio alla lista maggioritaria, ma senza definire un minimo di raggiungimento dei voti. Tant'è che nel 2013, quando abbiamo votato per le elezioni politiche in Italia, tre coalizioni si sono attestate a 25%, 24,5%, 23%. E la prima coalizione, centrosinistra, ha preso la maggioranza assoluta dei seggi pur avendo solamente il 25% dei voti. Sulla base di questa clausola di funzionamento, in un giudizio di tipo civile è stata sollevata in via incidentale alla Corte Costituzionale la questione e la Corte ha dichiarato illegittima la legge, annullandone una parte delle norme e costruendo un sistema elettorale comunque autoapplicativo, perché la normativa di risulta della Corte comunque dava un proporzionale puro, totalmente puro. La politica non crede nel proporzionale puro e quindi sta adottando questa legge di riforma. Legge di riforma che però vede le maggioranze politiche identiche alle maggioranze della riforma costituzionale. Cioè la maggioranza di governo sostiene le riforme costituzionali e la legge elettorale, le opposizioni ugualmente combattono la riforma costituzionale e la legge elettorale, anche perché fra le due c'è un nesso. Voi sapete che l'articolo 138 della Costituzione italiana prevede alla fine della procedura di revisione un referendum eventuale, qualora lo richiedano una parte dei parlamentari o i cittadini, cioè si può sottoporre a referendum la riforma. In Italia è accaduto due volte, con la riforma delle regioni nel 2001, quando nell'ottobre dello stesso anno ci fu un referendum costituzionale e vinse il sì, e nel 2006, quando la riforma costituzionale del governo Berlusconi invece fu bocciata da un no del referendum popolare. Questa volta il referendum è certo. Perché è certo? Perché in genere i nostri costituenti, quando scrissero quella norma, pensarono a un referendum in mano alle minoranze, cioè le minoranze che sono in Parlamento o fuori dal Parlamento, che non vogliono la riforma, chiedono il referendum per frenarla. In realtà il governo ha detto, il governo che voterà questa riforma, che saranno loro a chiedere il referendum, in modo tale che diventi una sorta di plebiscito a favore delle riforme. Quindi ci sarà sicuramente un referendum e questo posticiperà l'entrata in vigore della riforma. Quindi a questo punto la data marzo-aprile 2016 che il governo ha dato è una data che include, dopo il primo voto della Camera, il secondo voto del Senato, poi la Camera, poi ancora il Senato e poi il referendum. Molto probabilmente, diciamo, è un periodo di tempo congruo rispetto alle procedure ordinarie. Posizione dei partiti: è ovvio che in questa fase le posizioni sono molto speculari,
perché tutto il fronte dei partiti di opposizione che pensa che questa legge elettorale, qualora si confermino i sondaggi, premierà il governo attuale di centrosinistra, in realtà con un pezzo anche di centrodestra, e in realtà sono preoccupati perché, sottorappresentandone molto, perché il primo partito, se prende il 40%, prende il 55% dei seggi. Se non arriva al 40, si fa un ballottaggio fra i primi due partiti e il primo che vince prende sempre il 55% dei seggi. È ovvio che tutte le opposizioni, che possono variare a questo punto da un 60% a un potenzialmente anche 70%, devono accontentarsi di un 40% dei seggi circa, e quindi saranno sottorappresentati. In più c'è una clausola di sbarramento al 3%, che è una clausola, voi dite, non alta, importante, che non tutti in questo momento tra i partiti in Parlamento sono sicuri di poter superare. Quindi in realtà diciamo, la dinamica è tutta opposizione, maggioranza di governo, anche su riforme costituzionali e legge elettorale, anche se all'inizio non era così, perché sia la riforma costituzionale che la legge elettorale erano frutto dell'accordo che il governo ha fatto con la principale forza di opposizione guidata da Berlusconi, che però adesso non sostiene più la riforma. Sì. M'ha semblat que donaves la imatge de que la reforma l'únic que ha fet ha estat donar carta de naturalesa a la situació que hi havia abans, produïda essencialment per les pròpies regions, perquè havien patit una espècie de paralització legislativa a partir del 2001. La pregunta és si això és així, que aquesta és la imatge que has donat, i la segona és: per què es va produir aquesta estranya paralització de les regions? Per què no van legislar, que fins i tot sembla que tenien el recolzament de la Corte Constitucional, que els deien legisli, vostès tenen la clàusula residual a favor seu, utilitzin-la, per què no ho van fer? Jo sempre he tingut la sensació que les regions italianes, la immensa majoria de les regions italianes, tampoc s'acabaven de creure l'estat autonòmic, o l'estat regional, millor dit, italià, no? I això potser confirmaria una mica aquesta meva tesi. Aquestes serien les dues preguntes. Grazie. Allora, cominciamo dalla seconda. La seconda è, ha ragione il professore quando dice: le regioni italiane hanno vissuto ognuna in modo diverso la riforma. Per alcune è stata un'occasione, per altre è stato un problema, perché non avevano gli skills, le capacità e la forza di una classe dirigente che fa leggi rispetto a una classe dirigente che fa amministrazione o potestà regolamentare. Tant'è che questa difficoltà si è incrociata con il cambio di forma di governo. Con la riforma costituzionale del 99, vicino a quella del 2001, i presidenti delle regioni vengono eletti direttamente, godono in consiglio di una maggioranza assoluta, e questa maggioranza assoluta può sfiduciare il presidente, ma se lo sfiducia si scioglie anche il consiglio. È il famoso simul stabunt ac simul stat. Per cui il presidente ha un mandato diretto forte come il sindaco, il consiglio è in maggioranza della coalizione del presidente, i due hanno un rapporto dialettico per cui il secondo può sfiduciare il primo ma va a casa. È secondo me il complesso dell'arma totale, cioè il presidente ha un'arma potentissima contro il consiglio. Cioè, se mi sfiduciate andiamo tutti quanti al voto. Il problema è che il Consiglio ha sì timore di questa arma e non la usa, ma nessun presidente di regione ha, diversamente dal governo nazionale, i tre principali strumenti di intervento sulle assemblee. Uno, la questione di fiducia. I presidenti di regione
non possono mettere la fiducia su una legge, cioè non possono trasformare la bomba atomica dello scioglimento in una procedura legislativa. Quindi se io, Presidente della Regione, ritengo che una certa legge per me sia fondamentale per il mio indirizzo politico, la porto in Consiglio regionale come qualunque altra legge ed è sottoposta a regolamenti consiliari che in gran parte risalgono agli anni 70 e sono la copia di procedimenti, di regolamenti parlamentari di Camera e Senato, dove non c'è il contingentamento dei tempi, non c'è un limite agli emendamenti. Quindi la legge che dovrebbe caratterizzare l'indirizzo politico del Presidente, forte elezione diretta, è sottoposta a una gestione di tipo assembleare, quindi a una gestione tendenzialmente consociativa. Quindi la legge è frutto di un procedimento del tutto sul modello locale, sul modello del compromesso, dell'aggiustamento, non della decisione netta. Questo si associa al fatto che il Presidente non solo quindi non ha strumenti sulle procedure consiliari, ma non ha neanche il decreto legge e il decreto legislativo, che sono invece due atti tipici che il Governo nazionale ha, di fare atti dell'esecutivo con forza di legge, poi controllati o precedentemente autorizzati dall'Assemblea. E questo vuol dire che abbiamo prodotto presidenti forti solo politicamente, non forti proceduralmente o di atti. E quindi che è successo? Che il presidente alla fine, che è il più forte, si è trovato solamente spesso come un presidente ricattabile, perché era forte ma non poteva governare le assemblee potevano invece minacciare lui. Questa è stata l'incongruenza. Tant'è che solamente una regione, il Piemonte, ha introdotto nel regolamento del Consiglio regionale una norma che prevede che se si approva il regolamento, un emendamento proposto dal governo regionale, cadono tutti gli emendamenti locali. Ma per esempio nel Lazio non c'è un limite agli emendamenti, quindi io, consigliere di opposizione, posso presentare 170 milioni di emendamenti su un comma e non c'è una norma che me lo vieta. Esistono dei fantastici programmi in cui si inseriscono delle parole chiave e stampano 150-200 emendamenti al minuto. Questo non è diritto parlamentare regionale, questo è Vietnam istituzionale, cioè Vietnam legislativo, dove la produzione legislativa infatti ha subito un colpo terribile. L'altro aspetto che prima dicevamo, è ovvio che questa incapacità di legiferare ha fatto sì che solo quelle regioni che sentivano il bisogno di farlo hanno rotto i meccanismi consociativi di tipo assembleare precedente. Tant'è che se uno dovesse, diciamo, in qualche modo capire perché in certe regioni ha funzionato e in altre no, come si diceva, è perché in certe regioni c'era il bisogno di autonomia, in altre no. Perché voi spiegatemi quale bisogno di autonomia c'è, addirittura di differenziazione di tipo legislativo, di fare due leggi diverse, tra una regione come il Molise, che è una piccola regione di 300.000 abitanti al centro Italia, che confina con un'altra, l'Abruzzo, che ha 1 milione di abitanti, che fino a gli anni 60 erano la stessa regione. Perché la sanità o il governo del territorio o i porti, gli aeroporti o l'infrastruttura o l'energia o la comunicazione debbano mai essere disciplinati in maniera diversa fra territori che confinano totalmente e le cui popolazioni vanno di qua e di là a lavorare quotidianamente? Cioè la bisogno di differenziazione nasce da esigenze materiali, tant'è che nasce fra la Lombardia e la Sicilia, tra il Lazio e la Puglia. Quindi in realtà la struttura del regionalismo italiano, queste micro regioni, non hanno facilitato la potestà legislativa. Quindi è vero quello che dicevi prima, quando dice il regionalismo italiano è stato per alcuni un'opportunità, un desiderio, per altri un problema. Tant'è che adesso solo alcune regioni protestano contro la riforma, ossia quelle più grandi. Più grandi e con gettito finanziario più importante. Cosa fa la riforma? Sì, la riforma ricentralizza molto, ma di fatto in gran parte non si inventa molte cose nuove, perché sta dando copertura costituzionale a quanto è accaduto fino adesso con la giurisprudenza della Corte. Quindi in realtà la Corte si sta
diciamo, si è in qualche modo candidata ad essere soggetto del cambiamento. Oggi è uscito un articolo sul Corriere della Sera di un collega, il professor Ainis, che dice: no, ma attenti, la legge elettorale va rifatta. E alcuni colleghi stanno su Twitter dicendo: ah, non siamo più al bicameralismo ma al pentacameralismo, Camera, Senato, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, giornali. Sono 5 camere che compongono il Parlamento italiano. E la battuta cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà il processo di cambiamento in atto ha visto la Corte protagonista, tant'è che c'è una slide, se si può tornare, nella quale io ricordo in maniera veloce, perché adesso non c'è tempo, una sentenza della Corte Costituzionale di pochi giorni fa, la numero 50, con la quale la Corte Costituzionale non accoglie la questione di legittimità costituzionale di una legge dello Stato, il ricorso era di molte regioni, la quale legge è quella che ha cancellato le province e ha istituito le città metropolitane, la cosiddetta legge Delrio. E in un passaggio la Corte Costituzionale, nel giustificare, nell'argomentare che la riforma non è illegittima, usa non il testo costituzionale vigente, ma tra due, come si chiama? Tra virgolette, cita, sbagliando, una lettera dell'articolo 117 che riguarda la competenza statale sugli enti locali, non come è vigente, ma come sarà dopo la riforma. Con un sobbalzo da parte nostra incredibile. Ora, per alcuni è un mero errore materiale, io sono convinto che non sia un mero errore materiale, io credo che sia un chiaro messaggio istituzionale per dire che la Corte Costituzionale in questa fase non è solo mera formale garante della legittimità costituzionale delle leggi rispetto al quadro vigente, ma è anche sana portatrice di un bisogno di continuità dell'ordinamento nei processi di riforma. Non so il traduttore come la tradurrà, ma è un tentativo, diciamo, di dire che probabilmente un processo di riforma così strutturale è un'illusione che sia una prerogativa solo del Parlamento. Sí, moltes gràcies. Agrair la intervenció del senyor Sterpa. Ha sigut molt interessant. De fet, el que passa a Itàlia moltes vegades té reflexa algunes vegades el que passa aquí a l'inrevés. Però li volia fer algunes qüestions, alguns temes que no m'han quedat clars. M'agradaria saber, per exemple, quantes reformes constitucionals hi ha hagut a Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Ho dic perquè vivim en un país que sembla que reformar la Constitució és alguna cosa molt pecaminosa, no? I hauria de ser alguna cosa més normal, no? Per adaptar-la a les necessitats de cada moment. Voldria que m'aclarís, perquè no m'ha quedat clar si aquesta reforma constitucional és perquè davant de les reformes o davant de les ajustaments que s'han de fer per tot el tema de la crisi econòmica, per l'adaptació a les normes europees, etc., el govern creu que funcionarà millor amb aquesta recentralització, o si la reforma es fa, quan parlava en Carles Viver, si perquè realment no ha funcionat el tema regional, o potser per les dues qüestions, però m'agradaria conèixer la seva opinió. M'ha semblat que deia que la reforma es feia a instàncies del govern i m'agradaria saber també quines majories es necessiten i quin grau de consens per aprovar una reforma constitucional d'aquest tipus, si és necessari només una majoria absoluta o és necessari, com aquí, en determinades reformes, una majoria qualificada de 2/3 o de 3/5 parts. Una altra qüestió és que aquesta reforma només és per refer l'arquitectura de les competències entre diferents territoris o nivells administratius, ajuntaments, regions, a nivell de l'Estat, Europa, etc. O també hi ha altres aspectes de la reforma que parlen sobre noves fórmules democràtiques o sobre nous drets dels ciutadans. Si em pogués aclarir una mica més també la forma d'elecció dels senadors. No sé si són representants dels governs regionals o en el cas dels representants dels alcaldes com s'elegeixen,
si és una assemblea d'alcaldes o si és amb algun altre tipus de propostes. I finalment, com que m'ha semblat que vostè era molt crític amb aquesta reforma, m'agradaria conèixer què és el que vostè defensaria perquè les coses funcionessin millor, quin seria el seu, la seva opinió sobre com millorar totes aquestes qüestions a Itàlia, perquè també potser podríem agafar alguna, algun model, algun exemple. Moltes gràcies. Grazie, grazie per le bellissime domande, ma anche per l'aspettativa che vuole fare riferimento. Allora, vado in ordine e se dimentico qualcosa la prego mi interrompa o me lo dica. Le riforme in Italia dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 sono state molteplici, ma di tipo strutturale molto poche. Si è trattato in gran parte di interventi di manutenzione. Ora abbiamo introdotto il giusto processo, ora abbiamo creato una regione in più, ora abbiamo modificato negli anni 90 il regime delle guarentigie, dell'autonomia dei parlamentari. Questa, insieme a quella del 99-2001, dove furono fatte tre leggi costituzionali molto vicine, sono le uniche due riforme più strutturali, cioè che riguardano tanti articoli. Quindi in realtà, se dovessimo semplificare, l'Italia ha fatto molta manutenzione, ma le due vere grandi riforme sono quelle tra il 99 e il 2001, con tre leggi costituzionali sulle regioni e gli enti locali, e questa attuale che riguarda enti locali e regioni, ma anche struttura del Parlamento nazionale e alcuni istituti, tra cui il referendum. Tant'è che lei mi chiedeva, ma questa riforma riguarda solo le regioni? No, io l'ho detto, ho scelto questo profilo perché era quello più evidente, più forte, ma questa riforma fa anche una manutenzione giusta su molti aspetti, per esempio innalza il numero minimo di firme per chiedere il referendum abrogativo, che attualmente è 500.000, e come sapete raggiungere 500.000 firme per sottoporre ad abrogazione una legge è molto facile. Noi dagli anni 90 fino a pochi anni fa abbiamo avuto un uso ipertrofico del referendum, che infatti non raggiunge più la maggioranza dei votanti, cioè il quorum per essere valido, perché si è stato fatto un abuso. Questa riforma abolisce giustamente il CNEL, il Consiglio dell'Economia e del Lavoro, che è un organo del tutto, diciamo, esautorato di un ruolo istituzionale. Voi pensate che dovrebbe proporre delle leggi, ma nessuna legge viene approvata su iniziativa di questo CNEL. Questa riforma non tocca i diritti, perché questa riforma riguarda la parte seconda della Costituzione, cioè la parte organizzativa, e ovviamente tocca molte materie, ma solo come conseguenza di aver modificato il Parlamento. Quindi cambia il Presidente della Repubblica, perché? Perché ha cambiato il Senato. Cambia il rapporto di fiducia, ma solamente come conseguenza del fatto che da un sistema bicamerale si passa a un sistema monocamerale, non perché cambia il Presidente della Repubblica il suo ruolo, le sue competenze, o perché le cambia il governo, rimane tutto com'è. E quindi molti articoli sono frutto di un coordinamento formale di fatto. Voglio precisare, la sua domanda mi aiuta a farlo, che io non sono critico sulla riforma, perché di questa riforma c'ho bisogno. Io sono critico sul fatto che ci si sia convinti che il miglioramento delle condizioni del paese, processo che mi pare simile in molti altri paesi europei, passi per l'accentramento. Questo è il tema. Cioè l'idea che quando è nata l'Unione Europea negli anni 90, i giuristi facevano a gara nel dire che con la nascita dell'Europa e con regioni forti lo Stato finiva schiacciato. Si parlava dell'Europa delle regioni, negli anni 90 partiva la devolution in Scozia e Galles e poi in Irlanda del Nord. In Francia si metteva mano alla Corsica e poi alla riforma potenziale delle regioni, da voi partiva questa straordinaria stagione di statuti di autonomia all'inizio del 2000, in Italia tutti a fare regionalismo, il Belgio transitava da Stato regionale a Stato federale, la Germania provava a rimettere mano al rapporto fra Bundestag, o meglio fra la Repubblica federale e i singoli Länder, e così via.
sembrava aperta l'era del federalismo, l'era dell'autonomia, se non che adesso tutto il percorso è opposto. Io credo che l'errore di questa riforma sia non nella sua opportuna revisione della Costituzione, ma nel fatto di non essere conseguenziale rispetto alla decisione. Un Senato federale così non serve a niente, è meglio cancellarlo, perché anzi crea un'aspettativa di intervento delle regioni nella politica nazionale che non è fondata su nessuna competenza reale dell'ente. Invece adesso ci sarebbe stato bisogno di avere nel Senato le regioni, oggi che sulla carta possono fare tantissime cose, ma soprattutto il tema che io vedo rischioso è che questa riforma poteva con una riga, ridurre le regioni italiane da 20 a 5 o 6, poteva fare le famose macro regioni, cioè dentro lo Stato delle regioni con 10-20 milioni di abitanti che potessero rappresentare un livello adeguato per fare leggi. Allora, come mai non è stato fatto? Questo è il punto, perché non si vuole più il regionalismo. Non si vuole più il regionalismo perché lo si interpreta come elemento costo, come un istituto costoso, come un istituto inefficiente che ha prodotto in questi anni solamente un incremento della spesa pubblica. Ma vi do un dato: da quando l'Italia ha cominciato le riforme costituzionali, prima le leggi Bassanini, poi le riforme costituzionali, 2001, ad oggi, il Ministero delle Finanze ci dice che la spesa pubblica statale è aumentata del 26-25%, quella regionale del 24-25%. Cioè il grande errore di questo Paese è stato quello di duplicare i livelli di governo, non di decentrare. Se voi pensate che oggi esistono, adesso uno solo, fino a qualche anno fa due, ministeri statali in materie di esclusiva competenza delle regioni, agricoltura e sport e turismo. Oggi esistono ministeri per materie come il turismo e l'agricoltura di esclusiva competenza della regione. È possibile questo? Sì, perché? Perché non si sono state spostate delle competenze in materia netta e duale, ma è stato fatto un multilevel governance in cui tutti intervengono. Sulla materia ambientale, ne parlavamo prima, oggi potenzialmente sulla vita di un albero potrebbero concorrere le decisioni del comune, della provincia, della regione, dello Stato e dell'Unione Europea. Ma è mai possibile che funziona una multilevel governance? No, non funziona. Allora, quindi la mia critica non è alla riforma in sé, la mia critica è che la riforma non mette il giusto ordine in questa multilevel governance, perché forse era l'occasione per dire che al posto di 8.100 comuni ce ne siano 4.000, forse era l'occasione per dire che al posto di 20 regioni ce n'erano 10, forse era l'occasione per dire che bisognava studiare ex novo la territorialità italiana, dove si attesta il bisogno di autonomia. Le regioni in Italia furono, i confini delle regioni in Italia furono definiti sulla base delle circoscrizioni statistiche, cioè in assemblea costituente non presero i manuali di storia, no? Non guardarono dove era lo Stato Pontificio, il Regno di Toscana, eccetera, no? Non avevano neanche presente quali erano i confini precisi, usarono un dato statistico, cioè come il territorio nazionale è diviso per fare la statistica. Quindi in teoria hanno creato regioni senza identità culturale vera, tranne in alcuni casi non c'è un'identità vera, sono spesso somme di province, ok? Tra loro. Quindi questo ha fatto sì che oggi bisognava forse ricominciare a dire qual è la mappa della differenziazione in Italia, quali pezzi di paese ho bisogno di differenziare, ne individuo questi pezzi, bene, dopo che l'ho individuati su quali materie li devo differenziare. Questo è mancato. C'è una riforma costituzionale che dopo l'entrata in vigore ormai della Costituzione dal 48 cogliesse l'occasione non per punire le regioni, per punire le province che vengono cancellate dalla Costituzione,
dimenticato di dirlo, ma è una delle altre novità, è che scompaiono dalla Costituzione le province, ma solo dalla Costituzione, perché poi rimane la legge dello Stato che le disciplina. E poteva essere un'occasione per ridisegnare la governance italiana, perché c'è un elemento di novità dal 1948 ad oggi che ci sta in questo palazzo di quattro piani, hanno costruito sopra l'attico che è l'Europa. E allora forse l'idea giusta era capire, partendo da cosa fa l'Europa, cosa potevano fare gli altri livelli di governo. Invece si è pensato di spostare tutto sullo Stato, dando per assodato che sia sinonimo di efficienza e di capacità da parte dello Stato di fare politica di sviluppo. Ma se è vera una cosa, l'Unione Europea spende o no un terzo del suo bilancio, pari a oltre 300 milioni di euro, miliardi di euro, in politiche di coesione. Queste politiche di coesione sono fondate sullo sviluppo territoriale, cioè sull'idea che ogni territorio è portatore di un'idea differenziata di sviluppo? Se è vero questo, in Italia arrivano una trentina di miliardi di euro nella prossima programmazione, e non so quanti ne arriveranno in Spagna, chi è che potrà decidere lo sviluppo territoriale dopo questa riforma? Lo Stato? Cioè lo Stato va in giro per il paese a capire qual è lo sviluppo migliore di ciascuna comunità? È un'idea, secondo me, del tutto superata. Bisognava probabilmente magari anche ridurre le competenze delle regioni, che non si sono guadagnate, diciamo, una fama positiva in questi anni, ma almeno lasciare all'ordinamento uno strumento di differenziazione territoriale, che adesso non c'è più. Qui adesso noi avremmo dei PON, dei programmi operativi nazionali in materia europea, molto più forti di prima, ma saremo sicuri che sapranno spendere i fondi europei meglio di come l'avrebbero spesi invece i fondi regioni o delle macro regioni? Lei poi diceva qual è la mia idea di riforma, questa era, cioè cogliere l'occasione per ridisegnare la multilevel governance, non cogliere l'occasione solo per spostare le competenze dalle regioni allo Stato. E l'altro punto che lei domandava prima è come sono eletti questi senatori, e questo è fantastico perché sono eletti dai consigli regionali. Quindi i consigli regionali si riuniscono e scelgono in proporzione agli abitanti di ciascuna regione, minimo sono due, i propri tra i consiglieri i propri senatori. La cosa importante da sapere, soprattutto se qualcuno di voi conosce qualche consigliere regionale in Italia, di ricordargli che il suo mandato da senatore è gratuito, cioè senza alcuna indennità. Quindi la Costituzione disegna un Senato federale poco utile e secondo me poco partecipato, ma voi vi immaginate il consigliere regionale della Basilicata che due volte a settimana parte, va a Roma e sta a fare il senatore gratis, lasciando il consiglio regionale che nel frattempo ha ridotto i propri componenti. Voi qui in Catalogna siete 140, mi pare, circa, membri del Parlamento catalano, no? 135. E avete 7 milioni di abitanti? Ok. Nel Lazio sono 5 milioni e 700 mila abitanti e ci sono 50 consiglieri. 50. Che vuol dire questo? Che probabilmente quel senatore che va via dalla Basilicata, dove credo siano 20, no? Quei due senatori che sono decisivi per fare le leggi in Basilicata, quindi non andrà a Roma non solo perché è gratis, bisogna dire che non è molto stimolante, ma anche perché sottrarrà al Parlamento della Basilicata, al Consiglio regionale, uno strumento decisionale. Quindi in realtà la riforma è incongrua su questo, ma non è che non ci fosse bisogno della riforma, magari c'era bisogno di questa riforma fatta con alcuni accorgimenti migliori. Io credo che la deriva antiregionalista italiana, che io combatto dal punto di vista culturale, essendo un, diciamo, fondamentalista del federalismo e dell'autonomia, cerco di essere meno fondamentalista guardando le carte, quindi la combatto culturalmente, perché per me ogni processo di accentramento è un processo che sottrae spazi di libertà. E che il federalismo ha un costo, perché è un costo la libertà. Ma l'altro aspetto che penso è che si possono fare anche operazioni di accentramento,
ma con una serie di criteri che producono efficientamento del sistema, non come è accaduto da noi con questa parabola quasi isterica, perché nel 2001 noi abbiamo scritto una Costituzione che è formalmente altro che federale, lo Stato non fa più niente. Quindi non è possibile che 12 anni fa, 14 anni fa, 13 anni fa pensiamo che tutta la soluzione passi per le regioni e dopo 12 anni diciamo no, tutto passa per lo Stato, perché non stiamo modificando il regolamento del condominio, stiamo modificando la Costituzione. Quindi io sono preoccupato di questi shock decisionali che danno al sistema dei tempi di assestamento lunghissimi. Noi abbiamo fatto la legge sulle province un anno fa e attualmente ancora non è stato spostato un dipendente delle province. Quindi noi magari fra qualche anno con legge decideremo che le province sono utili, perché nel frattempo non abbiamo spostato niente. Però sul punto, la sua domanda mi piace un attimo riprenderla, non sono solo consiglieri, lo eleggeranno uno per la maggioranza e uno per l'opposizione, se sono due, se sono tre, 2-1, se sono quattro decideranno come fare, però tendenzialmente non c'è un voto a blocco alla tedesca, per cui la delegazione regionale che andrà al Senato della Regione, se ci andrà, quando sarà completa, potrà essere chiamata a votare in maniera distinta. Quindi il consigliere regionale del Partito Democratico della Regione Basilicata e il consigliere della Lega Nord o del partito di Forza Italia della Basilicata potranno andare in Senato e votare nello stesso modo o diversamente. Domanda: e allora non rappresentano le istituzioni, rappresentano qualcos'altro, perché l'istituzione è una e il bene dell'istituzione sarà rappresentato da tutti. In realtà si introdurranno elementi di politicità che secondo me renderanno il Senato difficilmente funzionale. E poi ci sono i sindaci. Ogni regione manderà un sindaco e secondo voi chi manderà? Il sindaco del capoluogo, molto probabilmente. Sindaco del capoluogo della regione, che nel frattempo è sindaco del comune più grande, della provincia di diritto, perché le province sono di secondo livello adesso, quindi il sindaco del capoluogo è anche sindaco della città metropolitana o della provincia, e anche senatore gratis. Però il sindaco farà il sindaco pagato, il sindaco gratis della città e il senatore gratis. Vi dico un punto su cui si legge la filosofia della riforma. C'è una norma messa in Costituzione che prevede che il presidente della regione non potrà prendere uno stipendio, un'indennità superiore a quella del sindaco del comune capoluogo. Ora, come si può immaginare che l'indennità del capo dell'amministrazione comunale sia identica all'indennità del capo del Parlamento che fa le leggi per quella comunità che racchiude almeno 100, 200, 300 comuni? Lì c'è un'idea culturale di un paese che funziona a due livelli, Stato e comuni, ma comuni alla francese, cioè comuni tanti e piccoli, e quindi un potere forte e tanti poteri frammentati. Questa è l'idea che c'è dietro, che secondo me è un'idea del Novecento, superata. Questo non vuol dire che la riforma non doveva semplificare, probabilmente semplifica commettendo degli errori, secondo me, di governance. Beh, io credo che lo possiamo lasciare qui, è stato molto interessante, io credo, perché ho visto com avança aquesta reforma constitucional a Itàlia, que segurament s'aprovarà d'aquí un any, com ha dit ell, doncs cap a l'abril-maig del 2016, possiblement doncs ja aquesta reforma ja serà vigent, i bueno, jo crec que és un model, no, que de reforma doncs molt centralitzadora, que a Itàlia segurament doncs no genera una gran polèmica, però que doncs és un model a tenir en compte en la línia de molts altres estats europeus, no, que també s'estan plantejant reformes d'aquest estil. Us agraeixo a tots la vostra assistència i esperem veure'ns a la propera. Moltes gràcies. Gràcies a voi.